tempo. Adesso la partita è iniziata da una manciata di secondi con la palla al Regal Buto, che adesso ha guadagnato una rimessa laterale proprio nella sua zona campo. Diciamo che il primo tempo si è concluso con un Regal Buto che si è limitato a segnare con le ripartenze, ha mostrato più cuore. Invece la squadra romana ha dimostrato un po' di difficoltà nella fase del primo tempo, perché ha subito molto i contrattacchi del Regal Buto, soprattutto in fase di contropiede. Adesso c'è il Genzano in fase d'attacco, prende la palla il numero 2 che si accentra verso l'aria, la passa all'esterno il 18, il 2 la ripassa al 10, c'è la difesa del Regal Buto ben messa in campo che riesce a sventare anche questa azione della Cogianco Genzano. La ripresa è iniziata da un minuto e il risultato è ancora di 4-1. Una parata di mare del portiere. Sì.
quando finisce. Thank you.
Sì, eccolo. Allora, mancano 11 minuti alla fine di questo secondo tempo. Il risultato è di 5-2 proprio adesso. Di volte prova a tiro, la parata di Marco che salva il risultato. Marco che sta giocando una grande partita. Il... non ho capito. Il numero 18 vostro della, della giocata. Sì, sì, il 18 della Genzano. Adesso è in avanti ancora la Genzano con il portiere di movimento, cercano a tutti i costi di accorciare le distanze, l'hanno fatto poc'anzi, segnato il gol da 5-2, ma il Regalbrute è ben messo in campo e sempre pronto nelle ripartenze, a dimostrazione del gol del momentaneo 5-1 con Santin che oggi è davvero in splendida forma, oltre a lui anche Critti sta giocando una buona partita. Yeah.
fase passa con il 6-2.
Antonio Mattei. Thank you.
Ciano si sta preparando. Thank you.
fatto un ballo e gli ha dato un pugno in pancia. E poi Gaetano ha reagito che gli ha dato un guaccio da terra. Gaetano gli ha dato un guaccio da terra. Va bene, ok. Ciao, ciao, ciao.